Giusto in tempo per i playoff, è tornato Matteo Fermeglia dal suo lavoro, insomma qualche giorno qui a Trieste, e quindi questa semifinale di ritorno, una gran bella vittoria della Triestina. Dunque Matteo, vediamo le tue pagelle. Sì, buonasera Massimo, buonasera a tutti. Giusto in tempo, come hai detto tu, per la Triestina che quindi porta a casa la finale playoff per la Serie B, batte 2-0 a Ferrari Pisarò con le reti di Granoce. Costantino sul calcio di rigore procurato dallo stesso Costantino e di Granoce poi nel finale di partita. Andiamo subito ai voti, molto alti per tutti, una prestazione decisamente superiore nel complesso secondo me, anche nella gestione della partita rispetto agli avversari. Voti singoli, Offredi voto 7 perché ha salvato la porta su Scarsella nel primo tempo, parata decisiva e anche nella ripresa, almeno in due circostanze. La retroguardia è un 6,5 per tutti, da Frascatore, Lambrughi, Codro, Mazzeformiconi, prestazione quasi ineccepibile per tutti. In mezzo al campo 6,5 anche per i due centrali, Steffè e Coletti, veramente molto ordinati, sempre a due tocchi, veramente pochissimi errori col pallone tra i piedi. Voto molto alto per Procaccio largo a destra, voto 7 per lui. Procaccio non ha segnato ma ha causato, ha ingenerato l'occasione del rigore, ma soprattutto con una abnegazione tattica e una precisione tecnica veramente da veterano, cosa che non è. Dall'altro lato Petrella un po' più sottotono rispetto al collega, voto 6 perché comunque ha tenuto palla, ha fatto quello che il mister gli ha chiesto, però ha anche difettato un po' nella chiusura secondo me. Aiutando Formiconi sui raddoppi. Davanti la coppia d'attacco, voto 7 per Costantino, 7 qualcosa in più perché si procura il rigore, lo segna sotto la curva Furlan senza barriere e poi serve l'assist per il gol di Granoce, insomma di più non si poteva chiedere, e Granoce porta a casa un bel 6,5 solamente perché al 7 manca forse quel rigore sbagliato all'andata, diciamo così, lo facciamo pesare, però obiettivamente si carica tutta la squadra sulle spalle e poi realizza un gran gol in semirovesciata che chiude la contesa. Rimane un voto per Mensah che gioca una mezz'oretta con una sufficienza piena, anche con un paio di giocate che ringano la folla. Per il mister Pavanel il voto è un 8 secondo me, perché sui 180 minuti ha impostato bene la sfida contro una squadra forte come la Ferrari Pisarò, ha tatticamente imbrigliato la squadra di Zenoni nel primo tempo dell'andata e oggi ha obiettivamente messo in campo una squadra perfetta dal punto di vista tattico. Adesso si va a Pisa, mercoledì Arena Garibaldi sarà un'altra partita, però noi ci saremo con tutto l'entusiasmo possibile, speriamo domenica qui a Rocco di poter festeggiare qualcosa. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.